grandi manovre in via Caravella al numero 10 del quartiere Catino. Vi ricordate la storia di Lucia e Giovanni, due coniugi di 79 e 74 anni, invalidi al 100%, che avevano purtroppo la sventura di vivere accampati in casa. Stanno smantellando la guaina che sta sul terrazzo dell'appartamento, guardate in che condizioni era. Stanno facendo contemporaneamente i lavori sul terrazzo e oggi, ci dice Lucia, sono intervenuti anche nella camera da letto. In questo caso è proprio giusto, calza a pennello, cara Lucia, caro Giovanni, tempo ci vuole, ma il buco lo abbiamo fatto, è vero così Giovanni? Sì, come no? Ti vedo contento. Sì, e voi? Emozionati di dormire di nuovo insieme. Fra poco possono dormire di nuovo insieme, perché loro dormivano separati, accampati, come al campeggio. Ma dormiamo ancora separati. Per ora sì, ancora. Ma tra poco poi torneremo come prima. Finalmente. Ci voleva dopo tanto tempo. Guardate, finalmente. Eccoli qua. I lavori nella camera da letto di Lucia e Giovanni. Paccate, non potevano dormire insieme. 79-74 anni, vivevano come al campeggio, uno all'altro e uno all'altro. Vabbè, comunque. Non possiamo dire tutto è bene quel che finisce bene, Giovanni, perché non è ancora finito. Sì. Però il fatto che di avere i muratori in casa è già un sollievo. È già troppo. Quanto avevate aspettato? Ma non si capisce quanti anni state aspettando. Non si capisce quanti anni hanno dovuto aspettare. E invece abbiamo qui il nostro bravo Antonio, che ormai è diventato amico del quotidiano italiano, che sta lì a fare il lavoro come deve essere fatto. A regola d'arte, giusto? Sempre a regola d'arte, perché quando sono venuti tanti anni fa l'hanno fatto un po' all'acqua di rosa, capì? Vabbè, ma adesso Antonio finalmente interviene. Sono tutti allucinati, li vedi? Certo, li vedi. È da molto tempo che sta così. È da molto tempo. Vabbè, per ora, caro Giovanni, stammi bene. Ci salutiamo. Mi raccomando, non vi date troppo alla follia quando poi vi riunirete. Vabbè, questa parte di terrazzo è ormai quasi completata, manca un po' di guaina su questo muretto dall'altro lato, ma per il resto è già ultimato. Ciò che invece creava problemi a Giovanni e Lucia è da questo lato. Guardate che condizioni è. Per ora da via Caravella, quartiere Catino, è tutto. Chissà dove ci porterà il patrimonio dell'Arca, che ringraziamo per essere sempre attenta e per intervenire quando viene sollecitata prontamente.